legati. Ben legati nell'immagine. Con quell'arte speciale che ci mettono i giovani di negozio nell'involtare la roba del duro. Che mai? Un bel foglio di carta grande, doppia, rossa, levigata, così liscia che uno ci metterebbe la faccia per sentirne la fresca carezza. La stendono sul banco. Poi, con garbo disinvolto, vi collocano su in mezzo la stoffa lieve, ben piegata. Levano prima da sotto col dorso della mano un lembo, poi da sopra vi abbassano l'altro. E vi fanno anche con svelta grazia una rimboccaturina, come un di più per amore dell'arte. Ripiegano dai due lati a triangolo, cacciano sotto le due punte, allungano una mano alla scatola dello spago, tirano per farne scorrere quanto basta a legare l'involto e legano così rapidamente che uno non ha neanche il tempo d'ammirare la loro bravura. E già si vede presentare il pacco col cappio pronto a introdurvi il dito. Ah, si vede, caro signore, che lei ha osservato con attenzione i giovani di negozio. Io, caro signore, io, giornate intere ci passo. Sono capace di stare anche un'ora fermo a guardare dentro una bottega attraverso la vetrina. Mi ci dimentico. Mi sembra d'essere, vorrei essere, quella stoffa là di seta, quel bordatino, quel nastro rosso o celeste che le giovani di merceria, dopo averlo misurato sul metro, visto come fanno, se lo raccolgono a numero 8 intorno al pollice al mignolo della mano sinistra prima di incartarlo. Guardo il cliente, una cliente che escono dalla bottega con l'involto appeso al dito, in mano o sotto il braccio. Li seguo con gli occhi finché non li perdo, immaginando. Quante cose immagino, lei non può farsene un'idea. Ma mi serve questo! Mi serve! La serve, scusi, che cosa? Attaccarmi, e dico, così con l'immaginazione, alla vita, come un rampicante attorno alle spalle.